La corsa decisiva. Sherlock Holmes era rimasto chino a lungo su un microscopio di modesta portata. Finalmente si raddrizzò e mi guardò con un'aria di trionfo. «È colla, Watson!» esclamò. «È indiscutibilmente colla. Dia un'occhiata a questi oggetti sparsi nel campo visivo». Mi chinai sull'oculare e lo misi a fuoco con la mia vista. «Quei peli sono dei fili di un cappotto di stoffa sportiva. Quelle masse grigie regolari sono polvere. Quelle lì a sinistra, frammenti di tessuto epiteliale. E le piccole macchie brune al centro non possono che essere colla». «In ogni modo», dissi ridendo, «sono pronto ad accettare la sua parola in proposito. Da questo particolare può dipendere qualcosa di importante?» «Ah, se non altro è un'ottima dimostrazione dell'importanza del microscopio», mi rispose. «Si ricorderà che nel caso di St. Pancras fu ritrovato accanto al poliziotto ucciso un berretto. L'accusato nega che l'oggetto gli appartenga, ma è un fabbricante di cornici che per necessità del suo mestiere è costretto a maneggiare abitualmente molta colla». «È un caso del quale è stato incaricato lei, Holmes?» «No, mi ha pregato di occuparmene il mio amico Merivell di Scotland Yard. Sa, da quando ho individuato quel falsario dai filamenti di zinco e di rame insinuatosi nella cucitura del suo polsino, hanno cominciato a capire a che cosa può servire un microscopio». Diede un'occhiata impaziente all'orologio. «Aspettavo un nuovo cliente, ma è in ritardo. A proposito, Watson, lei se ne intende di corse?» «Ah, dovrei intendermene, purtroppo. Ci rimetto per colpa loro quasi metà della mia pensione di invalido di guerra». «Allora la nominerò la mia guida tascabile all'ippica». «Sa qualcosa di Sir Robert Norberton? Questo nome non le dice nulla». «Altro che, abita a Shoscombe Old Place e conosco benissimo la località, poiché vi ho trascorso una vacanza anni fa per un'intera estate». Per poco Norberton non rientrò una volta nella sua sfera di influenza. «E come mai?» «Fu quando prese a scudisciate Sam Brower, il famigerato strozzino di Curzon Street a Newmarket Heath. Non lo uccise solo per un vero miracolo». «Perbacco, interessante. E si abbandona spesso a questi eccessi?» «Ma ha fama di essere un individuo pericoloso. È il cavaliere più spericolato di tutta l'Inghilterra. Alcuni anni fa arrivò secondo alla Grand National. È di quegli uomini che sono nati fuori posto nella loro generazione. Ai tempi della reggenza avrebbe fatto una bellissima figura come damerino. È un lottatore, un atleta, giocatore alle corse, fa il cascamorto con le belle signore. E per parere unanime è sempre a corto di denaro». «Oh, bravo, Watson. Me ne ha fatto uno schizzo perfetto. Ho l'impressione di conoscere già il mio uomo. E adesso saprebbe dirmi qualcosa di Shoscombe Old Place? Posso dirle soltanto che sorge nel bel mezzo di Shoscombe Park e che esistono laggiù le celebri scuderie Shoscombe per cavalli da corsa, il cui allenatore capo», continuò Holmes, «è John Mason». «Non si sorprenda delle mie cognizioni in materia, Watson, poiché la lettera che ho in mano in questo momento proviene proprio da lui. Ma mi dia qualche altra informazione su Shoscombe. A quanto sembra ho scoperto un filone ricchissimo». Ci sono poi i famosi cani da caccia di razza Shoscombe», proseguì. «Se ne sente parlare ad ogni mostra canina.
È la razza più pregiata di tutta l'Inghilterra e costituiscono l'orgoglio speciale della signora di Shoscombe Place. La moglie di Sir Robert Norberton, immagino. No, Sir Robert non si è mai sposato, il che è una fortuna, dati i suoi trascorsi. No, no, abita con una sorella vedova, Lady Beatrice Falder. Vuol dire che è lei che abita con lui? Ah, no, no, il posto apparteneva al suo defunto marito, Sir James. Norberton non può campare alcun diritto. La tenuta è di proprietà della signora, ma alla sua morte deve passare al fratello di lei. Lady Beatrice nel frattempo ne trae una lauta rendita annua. E il fratello Robert, immagino, si spende la rendita suddetta. Ah, è più che probabile. È un tipo indemoniato e deve farle passare un'esistenza tutt'altro che tranquilla. Ho inteso dire però che la sorella gli è affezionatissima. Ma che cosa è successo a Shoscombe? È appunto quel che vorrei sapere. Ed ecco la persona che forse potrà dircelo. L'uscio si era aperto e il fattorino aveva introdotto un uomo alto, accuratamente sbarbato, dall'espressione severa e ferma, che si riscontra soltanto in coloro che hanno il controllo dei cavalli o dei ragazzi. Il signor John Mason teneva sotto il suo comando molti di questi e molti di quelli e appariva all'altezza del compito. Si inchinò con fredda cortesia e sedette sulla seggiola che Holmes gli aveva indicato con un cenno della mano. «Ha ricevuto il mio biglietto, signor Holmes?» «Sì, ma non ne so molto più di prima.» «È un argomento troppo delicato per metterlo su carta. E anche troppo complicato. Potevo parlargliene solo faccia a faccia.» «Bene, siamo qui per questo.» «Prima di tutto, signor Holmes, ho l'impressione che il mio padrone, Sir Robert, sia diventato matto.» Holmes inarcò le sopracciglia. «Questa è Baker Street, non Harley Street, se ha bisogno di un dottore», replicò. «Per quale motivo affermano una cosa simile?» «Ah, ecco, quando un uomo commette una stranezza, magari due, si può ancora giustificarlo, ma quando tutte le sue azioni sono strane, allora si comincia a meravigliarsene. Credo che Shoscombe Prince e il Derby gli abbiano fatto dare di volta il cervello.» «È un vostro puledro da corsa?» «Ah, il migliore d'Inghilterra, signor Holmes. Io lo so bene. Ora, sarò franco con lei, perché so che è un uomo d'onore e che la cosa non uscirà da questa stanza. Sir Robert deve vincere il Derby per forza. È indebitato fino al collo. Questa è la sua ultima speranza. Tutto quello che può arraffare o farsi prestare lo sta puntando sul cavallo. E ha una bella quotazione per giunta. Adesso è dato a 40. Era quasi a 100 quando Sir Robert ha cominciato a scommettere su di lui.» «E com'è possibile se il cavallo è come lei dice?» «Il pubblico ignora sino a che punto valga. Sir Robert è stato troppo in gamba per i ficcanaso in cerca di notizie sportive. Li ha messi nel sacco. Ha mostrato a tutti il fratellastro di Prince. Apparentemente non si distinguono l'uno dall'altro, ma quando si tratta di galoppare c'è una differenza di due lunghezze su 200 metri tra loro. Sir Robert non pensa ad altro che al suo cavallo e al Derby. Ci ha messo tutta la sua vita. Finora è riuscito a tenere a bada gli strozzini, ma se Prince dovesse perdere sarebbe spacciato.» «La situazione mi sembra piuttosto disperata. Ma che c'entra la pazzia?» «Ah, beh, prima di tutto basta guardarlo. Credo che di notte non chiuda occhio. Tutti i momenti è giù alle scuderie. Ha lo sguardo di un folle. Ha i nervi a fior di pelle.
E poi c'è la sua condotta verso Lady Beatrice. Sì, mi dica. Sono sempre andati d'accordo, hanno gli stessi gusti. La signora ama i cavalli quanto il fratello. Tutti i giorni, alla stessa ora, si faceva portare in carrozza a vederli e voleva bene a Prince più che a ogni altro. Il cavallo era solito drizzare le orecchie quando sentiva le ruote cigolare sulla ghiaia e aveva l'abitudine di trottare ogni mattina fino alla carrozza per farsi dare la sua zolletta di zucchero. Tutto questo adesso è finito. Perché? Ma la signora sembra aver perso ogni interesse per i cavalli. Da una settimana passa davanti alle scuderie senza neanche dir buongiorno. E lei pensa che abbiano litigato? Ah, hanno litigato, sì, come due forsennati. Perché altrimenti lui avrebbe dato via il suo cagnolino preferito, che la signora amava come fosse stata una sua creatura. Lo ha regalato pochi giorni fa al vecchio Barnes, il proprietario del Green Dragon, che si trova a Crandall, a 5 chilometri da Shoscamp. Certo. La cosa sembra strana. Naturalmente, con il cuore debole che ha Lady Beatrice e l'idropisia, non si può pretendere che vada sempre in giro con lui, ma suo fratello trascorreva ogni sera 2 ore in sua compagnia. Inoltre, poteva fare tutto quel che voleva, poiché Lady Beatrice è stata sempre un'ottima amica per lui. Ma anche questo è finito ormai. Lui non le si avvicina neppure. E la signora ne soffre. Se ne sta tutta malinconica e imbronciata. E beve, signor Holmes. Beve come una spugna. E beveva anche prima di questo allontanamento dal fratello? Il suo bicchierino non se lo faceva mai mancare. Ma ora capita spesso che si scoli tutta una bottiglia in una sola serata. Così mi ha detto Stephens, il maggiordomo. Tutto è cambiato, signor Holmes. E sotto c'è qualcosa che non va, qualcosa di marcio. E poi, che cosa fa il padrone di notte nella cripta della vecchia chiesa? E chi è l'uomo con cui si incontra laggiù? Holmes si sfregò le mani. Prosegua, signor Mason, il suo racconto diventa sempre più interessante. È stato il maggiordomo a vederlo andare. Era circa mezzanotte e pioveva a dirotto. E così la notte successiva mi sono recato alla casa e ho visto coi miei occhi il padrone che usciva una seconda volta. Io e Stevens gli abbiamo tenuto dietro, ma avevamo una paura dannata, che sarebbe stata una gran brutta faccenda se ci avesse visti. È terribile quando si arrabbia, non guarda in faccia a nessuno. Perciò non abbiamo osato andargli troppo vicino, ma siamo riusciti ugualmente a capire dove era diretto. Alla cripta maledetta andava. E c'era un uomo che l'aspettava proprio lì. E che cos'è questa cripta maledetta? Le spiegherò. C'è nel parco un'antica cappella in rovina, così vecchia che nessuno sa dire quando sia stata costruita. Sotto c'è una cripta che, fra noi altri del posto, ha una cattiva nomea. Di giorno è un posto buio, umido e isolato, ma pochi di noi nella contea avrebbero il coraggio di andarci di notte. Il padrone, invece, non ha paura. Non ha mai avuto paura di niente in vita sua. Ma che diavolo andrà a fare laggiù di notte? Aspetti un momento, disse Holmes. Lei mi riferisce che si incontra laggiù con un altro uomo. Sarà uno dei vostri garzoni di scuderia, o magari qualche altro domestico della casa. Non le rimane che individuarlo e interrogarlo, credo. È una persona che non conosco. E come lo sa?
Perché l'ho visto, signor Holmes. È stato la seconda notte. Sir Robert aveva svoltato e ci aveva superato. Me e Stephens, che tremavamo fra i cespugli come due conigli, poiché c'era un po' di luna. Ma potevamo sentire l'altro che si muoveva dietro di noi. Di lui non avevamo paura, perciò non appena Sir Robert se n'è andato, ci siamo alzati e abbiamo finto di fare una passeggiata al chiaro di luna. Gli siamo così capitati addosso, con l'aria più inoffensiva e innocente di questo mondo. «E salve, amico, chi sei?» gli dico io. Suppongo che non ci avesse udito arrivare. Sicché si è guardato dietro le spalle, con una faccia, come se avesse visto uscire dall'inferno il diavolo in persona. Ha lanciato un urlo e se l'è data a gambe nell'oscurità. È un tipo che sa correre, di questo bisogna dargli atto. Nel giro di un minuto era già fuori portata e chi fosse o che cosa volesse non siamo riusciti a scoprirlo. Però lo ha visto distintamente alla luce della luna. Ah, sì, riconoscerei senz'altro quella faccia gialla. Deve essere una brutta bestia. Sarei pronto a scommetterlo. Che diamine può avere in comune con Sir Robert? Holmes rimase per qualche tempo immerso nei suoi pensieri. Chi tiene compagnia a Lady Beatrice? Domandò infine. La sua cameriera personale, Carrie Evans, è con lei da 5 anni. E le sarà devota, immagino. Il signor Mason si agitò sulla seggiola con un'aria imbarazzata. Per essere affezionata lo è, rispose poi. Ma preferirei non dire a chi. Ah, fece Holmes. Mi secca a far pettegolezzi. Comprendo perfettamente, signor Mason. In ogni caso, la situazione mi sembra abbastanza chiara. Dalla descrizione resami dal dottor Watson, mi rendo perfettamente conto che nessuna donna si salva col suo padrone. Non crede che il litigio tra fratello e sorella possa essere stato provocato da questo? Beh, lo scandalo è noto da un pezzo. Ma può darsi che la signora non se ne sia mai accorta prima. Supponiamo per un momento che ne sia stata informata all'improvviso. Vuole sbarazzarsi della donna, ma suo fratello non glielo consente. All'inferma, debole di cuore, incapace di muoversi in modo autonomo, non è possibile mettere in atto la propria volontà. L'odiata cameriera è tuttora legata a lei. La signora si rifiuta di parlare, fa il broncio e si dà al bere. Sir Robert, furibondo, le toglie il suo cagnolino preferito. Non le sembra che questa versione dei fatti possa reggere? Certo, potrebbe andare. Finché va. Ah, giusto, finché va. Ma come collegare tutto questo alle visite notturne presso l'antica cripta? Non possiamo inserire questo particolare nel resto del quadro. No, signore, e c'è qualcos'altro che non può rientrarvi. Sir Robert vuole disotterrare un cadavere. Holmes si drizzò a sedere di scatto. L'abbiamo scoperto non più tardi di ieri, dopo che le avevo scritto. Ieri Sir Robert si è recato a Londra, perciò io e Stevens siamo scesi nella cripta. Tutto era a posto, salvo che in un angolo abbiamo trovato dei resti umani. Avrete informato la polizia, suppongo. Il nostro visitatore ebbe un sorriso lugubre. Egregio signor Holmes, non credo che la cosa potrebbe interessare la polizia. Si trattava semplicemente della testa e di poche ossa di una mummia, ma vecchia forse di 1000 anni. Prima non c'era, però. Questo son pronto a giurarlo e anche Stevens è pronto. Era stata riposta in un angolo, coperta con un asse. Ma quell'angolo, sino a poco tempo fa, era sempre stato vuoto. E che ne avete fatto? Cosa vuole? L'abbiamo lasciata dov'era. Avete fatto bene. Dunque, Sir Robert ieri si è assentato. È poi rientrato?
lo aspettiamo di ritorno oggi. E quando si è disfatto del cagnolino di sua sorella? Giusto 8 giorni fa. La bestiola uggiolava fuori del vecchio fontanile. E quella mattina Sir Robert era in uno dei suoi momenti di cattivo umore. L'ha ferrata e io ho pensato per un momento che volesse accopparla. Poi l'ha consegnata a Sandy Vane, il fantino. Gli ha detto di portarla al vecchio Bans del Green Dragon perché non voleva più vederla. Holmes stette per un istante immerso nei suoi pensieri. Aveva acceso la più vecchia e puzzolente delle sue pipe. Non ho ancora capito esattamente perché vuole che mi occupi di questa faccenda, signor Mason, disse infine. Le spiacerebbe, scusi, fornirmi qualche indizio più preciso. Forse questo potrà convincerla, signor Holmes, rispose il nostro visitatore. Tolse di tasca un involto di carta e, aprendolo con cura, ci mostrò un frammento d'osso carbonizzato. Holmes lo esaminò con interesse. Dove l'ha trovato? C'è una caldaia per il riscaldamento centrale in cantina sotto la camera di Lady Beatrice. Era già stata spenta da parecchio tempo, ma Sir Robert si è lamentato di sentir freddo e perciò l'hanno riaccesa. La fa funzionare Harvey, uno dei miei garzoni. Stamattina è venuto da me con questa roba che aveva trovato raccogliendo la cenere. Aveva un aspetto che non gli piaceva. Ah, non piace neppure a me, disse Holmes. Mi dia il suo parere in merito, Watson. Era un osso completamente carbonizzato, ma non poteva esservi dubbio sulla sua conformazione anatomica. È il condilo superiore di un femore umano, dissi. Già. Il viso di Holmes si era fatto molto serio. In quali ore quel suo ragazzo si occupa della caldaia? La carica bene ogni sera e poi la lascia andare. Perciò chiunque potrebbe entrare nella cantina durante la notte? Sì, signore. Ed è accessibile dall'esterno? Dall'esterno c'è un'unica porta, ma ce n'è un'altra che attraverso una scala conduce a un corridoio su cui si apre la camera di Lady Beatrice. Navighiamo in acque profonde, signor Mason. Profonde e poco pulite. Mi dice che Sir Robert non era in casa ieri sera. È così, signore. Dunque non può essere stato lui a bruciare ossa. Questo è vero, signor Holmes. E qual era il nome della locanda di cui mi ha parlato? Il Green Dragon. E si pesca bene in quella parte del Berkshire? L'onesta faccia dell'allenatore mostrò il timore evidente che un altro pazzoide fosse entrato nella sua già tormentata esistenza. Ma io ho sentito dire che ci sono trote nel torrente del mulino e lucci nel lago della tenuta. Ah, molto bene. Watson ed io siamo famosi pescatori. Vero, Watson? In seguito chieda pure di noi al Green Dragon. Ci recheremo laggiù stasera stessa. È inutile dirle che non vogliamo vederla, signor Mason, ma basterà che ci mandi un biglietto ed io la cercherò senz'altro se avrò bisogno di lei. E non appena saremo meglio informati, le comunicherò una mia ponderata opinione in merito. E fu così che in una luminosa sera di maggio Holmes ed io ci ritrovammo soli in uno scompartimento di prima classe, diretti verso la stazioncina di Shoscombe, con fermata richiesta. La nostra reticella era carica di un formidabile apparato di lenze, panieri ed uncini. Giunti a destinazione, una breve corsa in carrozza ci portò a una taverna all'antica, dove un oste gioviale, Josiah Barnes, fu rapidamente aggiornato sui nostri progetti di annientamento dei pesci della zona. Che cosa pensa? C'è speranza di acchiappare qualche luccio nel lago della tenuta? La faccia del taverniere si rannuvolò. Ah, non credo, signore. Avrebbe una buona probabilità di finirci lei nel lago.
prima ancora di aver cominciato a pescare. E come mai? Per via di Sir Robert, signore. Ha una paura tremenda dei ficcanaso. E se vedesse due forestieri nei pressi dei suoi terreni di allenamento, farebbe passar loro un brutto quarto d'ora. Sir Robert è un tipo che va per le spicce, sa? Ho sentito dire che un suo cavallo correrà al derby. Ah, sì, un ottimo puledro. Ci abbiamo puntato sopra tutti i nostri soldi. E Sir Robert ci si è giocato fino all'ultimo centesimo. A proposito, ci lanciò un'occhiata sospettosa. Non sarete per caso anche voi gente delle corse? Ah, oh, no, davvero. Siamo solo due poveri londinesi stanchi, che hanno terribilmente bisogno di respirare una buona boccata d'aria del Berkshire. Ah, se per questo vi troverete benissimo, di aria buona ce n'è in abbondanza. Ma ricordatevi quel che vi ho detto di Sir Robert. È il tipo che prima picchia e poi parla. State alla larga dal parco. Stia tranquillo, signor Barnes. Seguiremo i suoi consigli. A proposito, ho visto nell'ingresso un bellissimo cagnolino che piagnucolava. Ah, può ben dirlo che lo sia. È di pura razza Shoscombe, la migliore d'Inghilterra. Ah, io sono un appassionato di cani. Mi perdoni la domanda indiscreta, ma cosa può costare un cane come quello? Ah, molto di più di quanto potrei pagare, signore. È stato Sir Robert a regalarmelo. Ecco perché sono costretto a tenerlo al guinzaglio. Se lo lasciassi fare a modo suo, tornerebbe difilato alla magione. Stiamo raccogliendo un po' di carte in meno del previsto, Watson, mi disse Holmes quando l'albergatore ci ebbe lasciato. È una partita difficile da giocare, ma chissà che tra un giorno o due non riusciremo a vederci chiaro. A proposito, Sir Robert è ancora a Londra, a quel che ho inteso. Potremo forse penetrare stanotte nel suo sacro recinto, senza il timore di aggressioni a mano armata. Ci sono un paio di punti che vorrei chiarire. Ha qualche idea, Holmes? Ah, posso dirle solo questo, Watson. Circa una settimana fa deve essere accaduto qualcosa che ha profondamente inciso sulla vita familiare di Shoscombe. E di che cosa si tratta? Non possiamo che arzigogolarci sopra, sulla base degli effetti prodotti. Sembrano di natura stranamente contrastante. Questo tuttavia ci aiuterà, poiché soltanto i casi monotoni e incolori sono senza speranza. Ma riflettiamo sugli elementi che abbiamo in mano. Il fratello non si reca più a far visita all'amata sorella inferma. Regala il suo cagnolino favorito. Il suo cane, Watson. Questo non le suggerisce nulla? Ah, nulla, fuorché il dispetto del fratello. Ma sì, potrebbe anche essere così. Oppure, esiste un'alternativa. Ora continuiamo a passare in rassegna la situazione dal momento del litigio. Ammesso che ci sia stato un litigio. La signora se ne sta chiusa in camera. Modifica le sue abitudini. Non si fa vedere tranne che in carrozza e sempre accompagnata dalla cameriera. Rifiuta di fermarsi davanti alle scuderie per salutare il suo cavallo preferito e apparentemente si dà al bere. Tutti questi elementi convergono nel quadro generale, non le pare? Tranne che per la faccenda della cripta. Ah, quella è un'altra pista da seguire. Ce ne sono due e la prego di non confonderle. La pista A, quella che concerne Lady Beatrice, ha un che di vagamente sinistro, non le pare? Io non ci capisco un H. Bene, seguiamo ora la pista B, quella cioè riguardante il fratello. Sir Robert ha una disperata necessità di vincere il derby. È caduto nelle mani di strozzini che possono da un momento all'altro portargli via le sue scuderie.
È un uomo audace, pronto a tutto, e ricava la sua rendita dalla sorella. La cameriera di Lady Beatrice è la sua arma segreta. Sin qui mi sembra che le cose siano abbastanza chiare, non trova? Ma la cripta? Ah, sì, già, la cripta. Supponiamo, Watson, naturalmente è un'ipotesi azzardata, che avanzo solo per amore della discussione. Supponiamo, dunque, che Sir Robert si sia liberato della sorella. Ma mio caro Holmes, è impossibile. Può darsi. Sir Robert discende da una famiglia nobile e onorata, ma talvolta si trova anche fra le aquile un corvo che si nutre di carogne. Allora, basiamoci per il momento su questa ipotesi. Sir Robert non può abbandonare il paese prima di aver realizzato i suoi guadagni. La sua sola speranza di ottenere il denaro è vincere il primo premio con Chausscombe Prince. Perciò deve restare dove si trova. Naturalmente gli occorre far sparire il cadavere della sua vittima, nonché trovare qualcuno che la sostituisca e la impersoni. E grazie alla connivenza della cameriera, la cosa non dovrebbe essergli impossibile. Potrebbe aver trasportato il cadavere della sorella nella cripta, luogo dove la gente si reca di rado, e averlo distrutto in segreto nottetempo, nel forno alimentatore della caldaia, lasciando la traccia rivelatrice che abbiamo visto. Che ne pensa, Watson? Beh, ammesso alla prima mostruosa ipotesi, tutto è possibile. Credo che domani potremo forse tentare un piccolo esperimento, allo scopo di fare un po' di luce sulla vicenda. Intanto, se vogliamo tenerci un po' su di morale, le consiglio di far venire qui il nostro locandiere con una bottiglia del suo vino e poi intrattenerci con lui in una conversazione a base di anguille e cavedani, che mi sembrano gli unici argomenti capaci di attirarci la sua simpatia. Chissà che tra un discorso e l'altro non si riesca a cavargli di bocca qualche utile pettegolezzo locale. Il mattino seguente, Holmes scoprì che eravamo partiti senza la nostra esca artificiale per attirare il luccio, il che ci assolveva dall'andare a pescare per quel giorno. Verso le 11 ci avviammo per una passeggiatina e ottenemmo il permesso di portare con noi il cagnolino nero. «Questo è il posto», mi disse Holmes mentre giungevamo alle due alte cancellate del parco, sui pilastri delle quali torreggiavano grifoni araldici. «Il signor Barnes mi ha informato che Lady Beatrice è solita uscire verso mezzogiorno e bisogna che la carrozza rallenti mentre si aprono i cancelli. Quando passerà, prima che si rimetta in moto, voglio che lei, Watson, fermi il cocchiere con una domanda qualsiasi. Lei non faccia caso a me. Io mi nasconderò dietro questo cespuglio di agrifoglio e vedrò quel che c'è da vedere». Non dovemmo aspettare a lungo. Neanche un quarto d'ora dopo, la grande vettura aperta gialla comparve al principio del lungo viale, trainata da due splendidi purosangue grigi scalpitanti. Holmes si acquattò dietro il cespuglio col cane. Io mi fermai sulla strada maestra, agitando con aria indolente un bastoncino. Accorse un guardiano e i cancelli si spalancarono. La carrozza aveva notevolmente rallentato l'andatura. Mi fu pertanto possibile osservare a mio agio gli occupanti. Una giovane donna con guance purpuree, capelli color stoppa e uno sguardo sfacciato sedeva a sinistra. Alla sua destra stava una persona anziana, tutta curva e imbacuccata in scialli, che le nascondevano il volto e le spalle. Non appena i cavalli giunsero sulla strada maestra, alzai una mano con gesto autoritario. Mentre il cocchiere tirava le redini, gli domandai se Sir Robert si trovasse a Chausscombe Holt Place. In quel preciso istante sbucò fuori Holmes, lasciando libero il cane.
Con un guaito di gioia, l'animale si precipitò verso la carrozza e si arrampicò sul predellino. Ma immediatamente il suo festoso saluto si tramutò in collera furibonda e la bestiola si aggrappò ringhiando all'orlo della gonna nera che sporgeva fuori della vettura. «Avanti, avanti!» strillò una voce aspra. Il cocchiere sferzò i cavalli e noi restammo soli sulla strada. «Ah, bene, Watson, l'esperimento è riuscito!» disse Holmes riattaccando il guinzaglio al collare del cagnolino agitatissimo. Credeva fosse la sua padrona e invece si è trovato davanti a un'estranea. I cani non sbagliano mai. Ma quella era una voce d'uomo, esclamai. Precisamente. E adesso abbiamo in mano un'altra carta. Ma comunque bisogna stare lo stesso molto attenti prima di giocarla. A quanto sembrava, il mio compagno non aveva altri progetti per quel giorno, sicché ci servimmo effettivamente dei nostri attrezzi da pesca nel torrente del mulino, con il risultato che per cena mangiammo trote. Fu soltanto dopo aver consumato il pasto che Holmes cominciò a dare i primi segni di una rinnovata energia. Ben presto ci ritrovammo sulla stessa strada della mattina, quella che conduceva all'ingresso del parco. Trovammo ad aspettarci un uomo alto e bruno, cioè la nostra conoscenza londinese, l'allenatore John Mason. «Buonasera, signori. Ho ricevuto il suo biglietto, signor Holmes. Sir Robert non è ancora rientrato, ma credo che lo aspettino per stasera». «Quanto dista la cripta dalla casa?» chiese il mio amico. «A un buon mezzo chilometro». «Perciò penso che potremo operare senza preoccuparci di lui». «Ah, non conti su di me, signor Holmes. Non appena arriverà, vorrà vedermi subito per avere direttamente le ultime notizie di Shoscombe Prince». «Capisco. E va bene, faremo senza di lei, signor Mason. Basterà che ci mostri dov'è la cripta». Faceva buio pesto e la notte era senza luna. Tuttavia Mason ci guidò con sicurezza lungo i prati erbosi finché ci trovammo davanti a una massa scura minacciosa, l'antica cappella. Passammo per il varco diroccato che era stato un tempo un porticato e la nostra guida, inciampando tra mucchi di mattoni e frammenti di opere murarie, si diresse ad un angolo dell'edificio dove una ripida scalinata portava alla cripta. Accese un fiammifero per illuminare quel triste luogo, misero e maleodorante, dalle mura cadenti di pietra grezza, lungo una delle quali si allineavano file e file di bare, alcune di piombo e altre di pietra. Si stendevano su un unico lato, sino alla volta a sesto acuto, che si perdeva in un mare di ombre sopra il nostro capo. Holmes aveva scosso la sua lanterna, dalla quale scaturiva ora uno stretto fascio di vivida luce gialla a rischiarare la lugubre scena. I suoi raggi si rinfrangevano sulle borchie dei sarcofagi, molti dei quali erano adorni degli antichi emblemi familiari, un grifone e una corona, portati dalla vanità umana sino alle soglie stesse della morte. «Ha parlato di certe ossa, signor Mason. Potrebbe mostrarcele prima di andarsene?» «Eccole lì, in quell'angolo!» L'allenatore si diresse al punto indicato, ma improvvisamente si fermò, in preda a una silenziosa sorpresa, mentre la luce della nostra lanterna rivelava il luogo. «Sono scomparse!» disse poi. «È quel che avevo previsto!» osservò Holmes con un risolino. «Immagino che potremo ritrovarne le ceneri nella stessa fornace che già ne ha consumato una parte». «Ma chi può avere una ragione al mondo per bruciare le ossa di un individuo morto da 1000 anni?» domandò trasecolato John Mason. «Ah, è quanto intendiamo scoprire», rispose Holmes. «Potrebbe essere una ricerca lunga. Non vogliamo trattenerla. Credo però che saremo in grado di fornirle la soluzione di questo mistero prima di domattina».
Non appena Mason se ne fu andato, Holmes si mise a ispezionare con la massima attenzione i vari sarcofagi. Alcuni risalivano ad epoche antichissime, altri al centro, al periodo sassone, sino a scendere per una lunga trafila di Hugo e di Odo Normanni ai settecenteschi Sir William e Sir Dennis Falder. Trascorse un'ora e più prima che Holmes giungesse a una bara di piombo ritta davanti all'ingresso della cripta. Lo udì emettere un piccolo grido di soddisfazione e compresi dai suoi movimenti frettolosi ma metodici che aveva colpito nel segno. Si era messo a esaminare con la lente i bordi del pesante coperchio. Trasse quindi di tasca una corta leva, quasi un apriscatole, che conficcò in una fessura, sollevando in tal modo tutta la parte anteriore del coperchio, che a quanto pare era fissato soltanto mediante due morsetti. Si intese un rumore lacerante e il coperchio cedette. Ma si era appena alzato, rivelando parzialmente il contenuto della bara, che avemmo un'interruzione imprevista. Qualcuno stava camminando nella cappella soprastante. Era il passo fermo e rapido di chi ha un proposito ben definito e conosce il terreno su cui si muove. Una luce inondò i ripidi gradini e un attimo dopo l'uomo che la recava si stagliò nella cornice dell'architrave gotico. Era un'apparizione spaventosa, enorme di statura e selvaggia d'aspetto. La grossa lanterna di scuderia che teneva in mano illuminava dal basso in alto un volto vigoroso, adorno di grossi baffi. Occhi minacciosi si volsero attorno, scrutando nei più remoti recessi della cripta, per fissarsi infine con uno sguardo di morte su Holmes e me. «Che diavolo siete? Tu o no? E che cosa fate nella mia proprietà?» Poi, siccome Holmes non rispondeva, mosse qualche passo avanti e alzò un pesante bastone. «Mi sentite?» gridò. «Chi siete, vi ripeto? E che cosa fate qui?» La mazza vibrò nell'aria. Invece di ritrarsi, Holmes avanzò per affrontarlo. «Anch'io devo farle una domanda, Sir Robert», rispose nel suo tono più severo. «Chi è questa creatura? E perché è qui?» Si volse e scoperchiò la bara che stava alle sue spalle. Alla luce della lanterna vidi un corpo avvolto dalla testa ai piedi in un sudario, dai tratti spaventosi di strega, tutti naso e mento, mentre gli occhi appannati e vitri fissavano vacui le tenebre da un viso scolorito e cadente. Il baronetto era arretrato con un grido e si era appoggiato ad un sarcofago di pietra. «Come ne siete stati informati?» gridò. Poi di nuovo, coi suoi modi truculenti, «Che cosa c'entrate voi in questa faccenda?» «Il mio nome è Sherlock Holmes», replicò il mio compagno. «Può darsi che le sia noto. Comunque, il mio dovere è quello di ogni buon cittadino, cioè di far rispettare la legge. E ho l'impressione che lei abbia molte magagne di cui rispondere». Sir Robert gli lanciò un'occhiata bieca, ma fu un attimo, poiché la voce calma e fredda di Holmes e il suo piglio sicuro producevano sempre, immancabilmente, il loro effetto. «Davanti a Dio, le giuro, signor Holmes, che sono innocente», disse. «Le apparenze sono contro di me, lo ammetto, ma non potevo agire altrimenti. Oh, sarei lieto di poterlo credere. Ma temo che dovrà conservare le sue giustificazioni per la polizia». Sir Robert scrollò le ampie spalle. «Beh, se è necessario, è necessario. Venga a casa mia e giudichi da sé se ho ragione o se ho torto». Un quarto d'ora dopo ci trovammo in quella che doveva essere la sala d'armi della vecchia casa, a giudicare dalle file di lucidi fucili che si allineavano in bacheche di vetro lungo le pareti. Sir Robert ci lasciò soli per alcuni istanti, nella sala confortevolmente arredata.
Quando tornò, aveva con sé due persone. Una era la giovane donna Florida, che avevamo visto nella carrozza, e l'altra era un omino dal muso di topo e dai modi sgradevolmente furtivi. Entrambi sembravano in preda di un incredibile sbalordimento, il che indicava come il baronetto non avesse avuto il tempo di riferire loro la piega presa dagli avvenimenti. «Questi sono i coniugi Norlett, la signora Norlett, il cui nome da ragazza è Evans, è stata per diversi anni la cameriera di fiducia di mia sorella. Li ho portati qui perché sento che il modo migliore per spiegarvi la mia posizione e perché sono le sole due persone sulla terra che possono comprovare quanto le dirò. È proprio necessario, Sir Robert. Ha riflettuto su quello che fa», gridò la donna. «Quanto a me, declino ogni responsabilità», disse a sua volta il marito. Sir Robert gli lanciò un'occhiata sprezzante. «La responsabilità me l'assumo tutta io», dichiarò. «E adesso, signor Holmes, la prego di ascoltare l'esatta versione dei fatti. È già abbastanza al corrente delle mie faccende, altrimenti non l'avrei trovata dove l'ho trovata. Perciò saprà già probabilmente che faccio correre il derby a un mio cavallo e che dal suo successo dipende la mia intera esistenza. Se vinco, tutto mi sarà facile. Se perdo, beh, preferisco non pensarci». «Comprendo la sua posizione», lo rassicurò Holmes. «Sono sempre dipeso in tutto e per tutto da mia sorella, Lady Beatrice. Ma è risaputo che i suoi diritti sulla proprietà valevano soltanto per la durata della sua vita. Quanto a me, sono completamente nelle mani degli strozzini. Non mi sono mai fatto illusioni. Ho sempre saputo che se mia sorella fosse morta, i creditori si sarebbero avventati sui miei beni, come uno stormo di avvoltoi. Mi avrebbero sequestrato le scuderie, i cavalli, tutto quanto, insomma. Ebbene, signor Holmes, mia sorella è morta esattamente una settimana fa. E lei non l'ha detto a nessuno. E che cosa dovevo fare? Avevo davanti a me la rovina totale. Se fossi riuscito a tenere nascosta la notizia almeno per 3 settimane, mi sarei potuto salvare. Il marito della cameriera, il signor Norlett, fa l'attore di professione. Ci è venuto in mente, o meglio, è venuto in mente a me, che avrebbe potuto per qualche giorno impersonare mia sorella. Sarebbe bastato che si mostrasse tutti i giorni in carrozza, poiché nessuno aveva l'abitudine di entrare nella sua stanza all'infuori della cameriera. Non è mica stato facile sistemare la cosa. Mia sorella è morta dell'idropisia che da tanto tempo l'affliggeva. Questo lo stabilirà il coroner. Il suo medico curante certificherà che da mesi si erano manifestati sintomi che annunciavano la fine da un momento all'altro. Ebbene, allora che ha fatto? Occorreva assolutamente rimuovere la salma. La prima notte io e Norlett l'abbiamo trasportata nel vecchio fontanile, che oggi nessuno usa più. Siamo stati tuttavia seguiti dal suo cagnolino, il quale non faceva che uggiolare continuamente all'uscio. Perciò ho compreso che era necessario metterla in un luogo più sicuro. Mi sono dunque sbarazzato del cane e abbiamo portato la salma nella cripta della cappella. Non ho commesso alcuna indegnità né alcun atto sacrilego, signor Holmes. Non ho la sensazione di aver fatto un torto alla mia povera sorella. A me la sua condotta sembra imperdonabile, Sir Robert. Il baronetto scosse il capo con impazienza. Predicare facile, disse. Ma forse si sarebbe comportato così anche lei se si fosse trovato nella mia posizione. Non è possibile veder crollare all'ultimo momento tutte le proprie speranze, i propri progetti,
senza tentare uno sforzo per salvarli. Ho pensato che non sarebbe stato un indegno luogo di riposo se l'avessi collocata temporaneamente in uno dei sarcofagi degli antenati di suo marito, in un luogo che sorge tuttora in terreno consacrato. Abbiamo perciò aperto una di quelle bare. Ne abbiamo asportato i resti e abbiamo collocato la salma di mia sorella là dove l'avete vista. Quanto alle antiche reliquie, non potevamo lasciarle sul pavimento della cripta. Io e Norlet le abbiamo tolte da laggiù. Poi lui è sceso nottetempo e le ha bruciate nel forno centrale. Questa è la verità, signor Holmes. Per quanto io non capisca come lei sia riuscito a farmela rivelare. Holmes rimase pensieroso per un po'. «C'è un'unica pecca nel suo racconto, Sir Robert», disse infine. «Le sue scommesse sulla corsa e di conseguenza le sue speranze per l'avvenire sarebbero rimaste valide anche se i creditori avessero sequestrato i suoi beni». Ma il cavallo fa parte dei miei averi. Che importa a quella gente delle mie scommesse? Probabilmente, se sapessero, non lo lascerebbero neppure correre. Il mio principale creditore, sfortunatamente, è anche il mio peggior nemico. Un pezzo di farabutto, quel Sam Brower che a Newmarket Heath una volta sono stato costretto a prendere a frustate. E lei crede che un tipo come quello sarebbe disposto a salvarmi? Bene, Sir Robert, disse Holmes alzandosi. Naturalmente bisogna che questo episodio sia riferito alla polizia. Era mio dovere far luce sui fatti, ma a questo punto declino ogni responsabilità. Quanto alla moralità o alla correttezza della sua condotta, non tocca a me esprimere un giudizio. È quasi mezzanotte, Watson. Credo sia tempo per noi di rientrare nella nostra umile dimora. È universalmente noto ormai che questo bizzarro episodio si concluse in modo più lieto di quanto forse il comportamento di Sir Robert meritasse. Shoscan Prince vinse effettivamente il derby. Il suo proprietario incassò 80.000 sterline nette dalle scommesse e i creditori sospesero ogni azione sino al termine della corsa, dopodiché vennero pagati sino all'ultimo centesimo. E a Sir Robert rimase abbastanza denaro per rifarsi nella vita un posto adeguato alla sua posizione sociale. Sia la polizia che il coroner mostrarono clemenza nei suoi confronti e a parte una mite ammenda per il ritardo nel comunicare il decesso della sorella, il fortunato proprietario la passò liscia, mantenendo da allora in poi una linea di condotta dalla quale tutte le ombre sono state scacciate e che promette di concludersi con un'onorata vecchiaia.